A margine dell'evento dell'incontro tra gli studenti e Don Ciotti, un gruppo di pensionati dell'OSPI-CGIL ha fatto volantinaggio e incontrato Don Ciotti che gli ha autografato i manifesti. Con l'arrivo di Don Ciotti anche voi siete qui. Sì, da tempo l'OSPI-CGIL insieme a Libera e tante altre associazioni hanno all'ordine del giorno il tema della legalità. Voi lo sapete, anzi ringrazio Impera TV perché ci ha sempre seguito anche per i campi della legalità che ogni estate facciamo in vari posti d'Italia, fra cui anche Imperia. Oggi noi siamo qua perché crediamo che soprattutto nell'incontro con i giovani, abbiamo tanti studenti delle scuole qua a Sanremo, si può costruire una nuova cultura della legalità, perché questo paese ne ha tanto bisogno quanto come di un aumento delle condizioni economiche e sociali. Con un presidio in cui siete in diversi qui. Sì, siamo davvero tanti e anche oggi tutti insieme vogliamo dire che l'attenzione quotidiana in questo paese deve essere molto, 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 e lo ripeto, molto, molto, molto presente perché la legalità noi abbiamo fatto anche qualche anno fa un convegno, il motore dell'economia, il vero motore dell'economia è legalità. Noi tutti dobbiamo sapere che possiamo intraprendere nella consapevolezza che si possono fare cose nell'interesse di tutti, sapendo che ognuno fa la sua parte ogni giorno in un clima di cooperazione come stiamo facendo da tempo con tutte le altre associazioni.